Si chiude con ottimi ascolti la terza stagione di Doc nelle tue mani, l'amatissima serie televisiva di Rai 1, prodotta da Lux Video in collaborazione con Rai Fiction, ad appassionare i telespettatori anche quest'anno le tante storie legate a quelle dei pazienti che si sono intrecciate con quelle dei medici. Protagonista Luca Argentero nell'ormai famoso ruolo del dottor Andrea Fanti, primario di medicina interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Un personaggio ispirato alla vera vicenda del medico Pierdante Piccioni che per un trauma cranico perse la memoria. Microfono allora in questa puntata del nostro speciale ad alcuni protagonisti del cast che ci raccontano così lo straordinario lavoro sul set. Io sono sbalordita perché quest'anno veramente abbiamo confermato lo spirito di questa serie, è stupendo lavorare su questo set, siamo veramente una famiglia e le new entry si sono integrate perfettamente, quindi è proprio e c'è qualcosa di magico in questa serie. Io sono Teresa Maraldi, la caposala dell'ospedale, un po' la mamma del reparto, il trade union tra i medici e i pazienti, e continuo ad esplorare questo bellissimo lavoro, molto umano, molto vero, e entriamo sempre più nel vivo del privato anche di questa donna, quindi nella sua sfera familiare e nella ormai sdoganata relazione con il suo orsacchiotto Enrico Sandri. Com'è stato questo lavoro sul set in questa terza stagione? Allora, per me tornare a fare Doc è sempre un po' un tornare a casa, quindi per me è stato appunto un tornare in famiglia in qualche modo. Quest'anno mi è piaciuta particolarmente sia per la scrittura, che ogni anno si rinnova ed è sempre molto stimolante secondo me, sia per il pubblico che per noi attori e per tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Quindi la lavorazione è stata molto divertente e molto creativa. I nostri tre registi sono stati fantastici, che mi piace sempre ricordarli, sono Ian Michelini, Nicola Batangelo e Matteo Leotto, e quindi è stata nuovamente per la terza volta un'esperienza fantastica. Bellissimo, molto divertente e molto, soprattutto per colpa di Pierpaolo Spollò, però no, molto divertente e molto stimolante, registi straordinari, colleghi, insomma, bello, crescere insieme, capire insieme, studiare insieme, e crescere, una palestra importante per me che sono così giovane, sì. Mamma mia, stupendo, io amo pazzamente questi ragazzi, sono una gioia e un riposo, è riposante andare a lavorare con loro. I fan aspettano ora con ansia una quarta stagione che, dato il successo dell'ultima, quasi sicuramente ci sarà.